impegno, nella consapevolezza che era un orario di particolare impegno. Cioè a cavallo di mezzanotte del sabato, soprattutto in una stazione di periferia, si ha la consapevolezza che è il momento della grande mobilità, è il momento anche di dare un segnale ai cittadini della presenza dello Stato. E in questo desiderio di ben servire la gente sono di fatto rimaste vittime loro e ovviamente le loro famiglie e l'arma intera. La donna che ha provocato questo incidente è indagata per omicidio stradale e aveva dei precedenti anche? Io questo non lo so, se è indagata, questo c'è la magistratura che fa il suo corso, come giusto che sia, abbiamo massima fiducia verso la magistratura e sono certo che trarrà le sue conseguenze. Anche il Presidente della Repubblica ha mandato un messaggio di cordoglio e vicinanza ai familiari. Beh, il messaggio del Capo dello Stato è sicuramente il messaggio più importante, primo perché rappresenta l'Italia e poi il Capo delle Forze Armate, quindi è un messaggio che ci ha particolarmente colpito e devo dire che è sempre molto vicino a ogni evenienza istituzionale nei momenti lieti e ahimè anche nei momenti dolorosi. Generale, grazie. Chi le ha parlato di lui, cosa le ha detto, cosa le ha raccontato? Ma io prima di venire qui a Messa ho letto carte, ma le carte sono fredde, ho chiesto a colleghi che l'hanno impiegato, colleghi che hanno lavorato con lui e mi hanno dato due segnali importanti. Primo il senso delle istituzioni di questi due ragazzi, il desiderio di ben fare nell'interesse dei cittadini, secondo l'umanità. Il lavorare per i cittadini con capacità di ascolto e di dialogo e quindi dare un segnale di vicinanza, di carattere umano e ovviamente anche professionale. Il senso del dovere che è andato ben oltre l'orario di lavoro, ha voluto evidenziare. Guardi, uno dei tre carabinieri era libero dal servizio, era smontato da un servizio precedente fatto interno in caserma e ha chiesto lui di poter accompagnare il comandante interinale della stazione in questo servizio di pattuglia. Quindi un senso del dovere di altissimo livello e che onora l'arma dei carabinieri. Quali sono le condizioni dell'altro carabiniere che era in macchina, che era rimasto ferito? Il carabiniere è ferito gravemente, quindi c'è la speranza che possa salvarsi la vita, almeno in questo momento ne siamo tutti convinti.